Una Sport per tutti con la sua sezione Umbra lancia una proposta in attesa di un ritorno alla normalità, mette a disposizione i propri tecnici per attività online. Riccardo Milletti. Fabrizio Forzoni, cavaliere già responsabile nazionale del settore equitazione, è il nuovo presidente della WISP Umbria, eletto nel nono congresso regionale, succede a Stefano Rumori e avrà il difficile compito di guidare un piccolo grande esercito di sportivi umbri costretti da più di un anno a rinunciare all'attività amatoriale. In Umbria, con i nostri 5 comitati territoriali, contiamo attualmente circa 15.000 tesserati. Purtroppo abbiamo notato un calo dovuto a quello che il periodo stiamo attraversando e la difficoltà economica è evidente. Principalmente dove noi puntiamo è quello sull'assistenza online per fare, diciamo così, far fare sport con questo isolamento sociale a chi purtroppo lo sport non lo può fare. Mai come in questo momento l'obiettivo è quello di affermare una nuova cultura dello sport a misura di tutti, la stessa per la quale ha lottato Fabrizio Palazzoni, storico dirigente WISP Perugino, scomparso a soli 59 anni a causa del Covid. Appena lo è possibile, lo ricorderemo sicuramente con una cerimonia tutta dedicata a lui. Ciao Fabrizio. Prima di salutare